Buongiorno amici, buon giovedì a tutti, eccoci nuovamente insieme. Come ben sapete, io sono il ragioniere Iudice e se voi siete quella parte di persone che segue le mie live, ascolta i miei video, ma non è ancora iscritta al canale, fatelo, serve soprattutto a voi, ma serve soprattutto per essere aggiornati ed informati su tutto ciò che vi spetta di diritto. E oltretutto è a costo zero. Partiamo subito con le novità di oggi perché questa mattina, 11 luglio, sono iniziati i pagamenti per la maternità comunale. Poi proseguono normalmente i pagamenti per la disoccupazione della NASPI, ci sono anche nuove date sul fascicolo previdenziale del cittadino, segue a pari passo la DIS-COL. Poi ci sono ancora pagamenti in corso e andranno a spezzatino fino a fine mese per la disoccupazione agricola. Andiamo avanti perché ci sono le date per il pagamento del bonus IRPEF, ex bonus Renzi da 100 euro o trattamento integrativo. Immaginate la prima data per il pagamento è il 14 e cade di domenica. Credo che comunque o si anticiperà di qualche giorno o si posticiperà al 15, giorno 15, quando avranno inizio anche i pagamenti per le ricariche straordinarie dell'assegno di inclusione ADI. Arriviamo poi al 17 perché iniziano i pagamenti per l'assegno unico mensilità di luglio, date ufficiali 17, 18 e 19. Poi, sempre in data 15, dovrebbero iniziare anche i pagamenti per il supporto e la formazione e lavoro da 350 euro solo a chi ha i corsi attivi e si attendono perché già sono in ritardo i pagamenti per le ricariche della carta acquisti o social card da 80 euro bimestrali per il bimestre luglio ed agosto.